Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suikoden 5 e qui ragazzi stiamo attraversando una linea rossa. Da questa parte del gioco adesso diventa tutto più serio e quindi qua qualsiasi mossa si fa e qualsiasi reclutamento si è perso purtroppo già segnerà la vostra storia. Se avete fatto tutto quello che ho fatto io finora non dovreste avere problemi, ma se non l'avete fatto vi consiglio di recuperarvi tutti i reclutamenti e tutti gli episodi per cercare di capire se avete fatto più o meno tutto ciò che vi ho detto nelle scorse puntate. Perché? Perché da questo punto si inizieranno a perdere i primi personaggi. L'avevo già accennato la volta scorsa, ma lo ripeto come intro qui in modo tale da chi sta seguendo questo gioco come guida stoppare il tutto e andare indietro. Praticamente dopo questa sessione di gioco si perderanno due personaggi importanti, diciamo, per la storia, anzi uno sicuramente importante, l'altro un po' meno. Infatti dopo questa fase di gioco si perderà necessariamente Oboro se non si è ancora reclutato e Killei se non lo si è andato a liberare alla prigione d'Agata. Quindi ricordatevi che Killei può essere liberato anche più tardi, ovvero reclutando Lorelai e Zweig, però se lo liberate subito secondo me è meglio, perché tanto poi si rivedrà al castello eccetera eccetera. Se non avete fatto queste cose fate attenzione, perché Killei lo perderete per sempre e così perderete per sempre anche Oboro se non lo avete reclutato o comunque non gli avete chiesto di essere coinvolto nella guerra nelle 5 spiagge o comunque nei 5 porti disponibili dove è possibile reclutarlo. Quindi fate molta attenzione. Detto ciò, entriamo nella sala da guerra. Principe, ci sono delle notizie terribili. Temo che Lady Miekis abbia ragione, Vostra Altezza. Ci è stato riferito che il nemico sta organizzando una nuova campagna, Vostra Altezza. Si dice che Limsley in persona guiderà un esercito per annientare i ribelli. Sono quei maledetti Godwin che la obbligano a farlo. La minacceranno di morte per tutta la battaglia. Come possono fidarsi di una ragazza così giovane sul campo di battaglia? E contro suo fratello? Che mostri! No, credo che sia la principessa stessa che lo abbia suggerito. Cosa? E perché mai la principessa avrebbe deciso di correre un pericolo del genere? Lei ama suo fratello, ma nel Palazzo del Sole lei è troppo lontana da lui. Forse pensa che anche incontrarsi dei nemici sia meglio che rimanere seduta nel Palazzo del Sole. Perfetto, e allora diamole una mano? Darle una mano? E come possiamo farlo? Rapendo la principessa. Rapirla? Ah, ho capito. I Godwin possono far credere al popolo che le nostre sono forze composte da ribelli e traditori, ma ci riescono solo perché controllano la principessa. Se lei passasse dalla nostra parte, i Godwin non sarebbero più legittimati e la guerra potrebbe finire. Wow, hai ragione. Esatto, e forse è proprio per questo che è proprio questo che ha in mente la principessa. Anche se è giovane, certo non le mancano intelligenza e perspicacia. Ha preso sicuramente dei genitori. E non dimentichiamo che è la sorella minore del principe. Beh, io penso che in realtà voglio solo rivedere il principe. Che ne pensate, Vostra Altezza? Vi piacerebbe rapire vostra sorella? Ecco, qui effettivamente potremmo far valere. E allora è deciso. Principe, facciamolo. Non c'è niente di meglio che salvare la principessa e porre fine alla guerra in un sol colpo. Non saprei. Avete detto qualcosa, Lady Silas? Oh no, niente, stavo solo pensando tra me e me. Allora, come possiamo fare per aprire la principessa? Dobbiamo studiare ogni dettaglio. Le forze della principessa arriveranno a sud per riconquistare Dorat. Roy andrà a infastidire le linee nemiche. Quando saranno distratti, attaccheremo con 3 piccoli gruppi. Il primo porterà lontano le guardie del corpo della principessa, mentre il secondo si insinuerà tra di loro. Il terzo gruppo rapirà la principessa. Vorrei che organizzaste subito i 3 gruppi, Vostra Altezza. Ok. Questa missione richiede abilità specifiche, quindi radunerò alcuni dei vostri commilitoni. Attendete un attimo, Vostra Altezza.
quindi qua ci saranno, esatto, tre gruppi. Bene, Vostra Altezza, per prima cosa decidiamo chi sarà a far allontanare le guardie del corpo della principessa. Sarà Roy, il sosia del principe, ad avere questo onore. Era ora che mi faceste fare qualcosa. Forse sto facendo un grosso errore, ma accompagnerò questo bimbo. Non ha nessuna possibilità contro la Runa del Crepuscolo, quindi è meglio che gli stia accanto. Apprezzo l'aiuto, signora, ma che ne diresti di dimostrare un po' più di rispetto? Te lo devi guadagnare. Stupida donna incappucciata, faresti bene a prendere un po' di sole. Calmi, calmi, non litigate. Ok, continuiamo. Chi vuole accompagnare Roy e Zerase? Ecco, qui ovviamente noi dovremmo utilizzare altri personaggi, quindi sarà importante per me distribuire le truppe al meglio. In questo caso io metterei Bernadette, cioè mettiamo quelli che sono già comunque forti di per sé. Zerase già con le magie va più che bene, quindi Bernadette. Poi possiamo mettere Feylen e Feylon, in modo tale che tutti quanti possano fare l'insieme. E poi direi che come ultimo potremmo mettere, oddio, questa è una bella roba. E c'è anche Levi, che non è male, però Levi no, lo utilizzeremo poi. Mathias no. Potrei mettere una Lorelai. Sì, mettiamola. Come entourage qui sfrutteremo no, dov'è? Marina. Perché così li potremo far curare durante i combattimenti, in quel caso. Ora dobbiamo decidere chi si insinuerà tra la principessa e le guardie del corpo distratte dal primo gruppo. Ah, non ci sono discussioni. Le guardie sono di sicuro cavalieri della regina, quindi ci penso io. E voglio proprio dare una lezione a Zahak per tutte quelle volte che mi ha offeso. E Alenia? Oh no, non potete chiedermi di mettere le mani addosso alle donne, non vorrei ferirle. Beh, ci serve qualcuno che si occupi di lei. Chi andrà con Kyle, Vostra Altezza? Ok, in questo caso possiamo mettere tranquillamente Miakis. Anzi no, Miakis mi sa che verrà con noi in questo caso. Quindi andiamo a mettere Nikea. Belkut. Potrei mettere anche Alzared, ma in realtà Alzared io potrei metterlo con me. Quindi io ci butterei una bella Vicky e anche ci potrei buttare anche Jean in realtà. Però Gine la vorrei portare con me, se devo essere sincero. E ci mettiamo allora Isabel e Mathias. Così loro possono stare insieme. E come entourage, in questo caso, metterei Murad. Che così si possono curare mentre camminano. Per finire decidiamo chi rapirà e salverà la principessa. Siete voi l'unico che può fare all'altezza. In fondo siete suo fratello. Allora andrò anch'io. Non scordatevi di me, principe. Dopo quel che mi hai fatto Giselle, devo riscattarmi con la principessa. E io voglio rivedere la mia adorata nipotina. Quindi verrò anch'io. Bene, Vostra Altezza. Chi altro volete con voi? Ecco, già questo è un gruppo praticamente forzato. Quindi qua gli aggiungeremo soltanto Jean. E Alzared. E qui, come sempre, chi portiamo se non il nostro Egbert? Mi sembra abbastanza ovvio. Vi vanno bene questi tre gruppi? Yes! Bene, Vostra Altezza, allora è deciso.
Il nemico ancora non si è mosso, quindi saremo noi a saltargli addosso. Ci muoveremo domani. Riposate bene stanotte, tutti quanti. Ora, perché giustamente ci è stato fatto scegliere di fare queste tre squadre? Beh, è un po' una ripresa anche questa del, diciamo, della battaglia forse con Luca Blight, in realtà un pochettino, però un po' più vincolante, perché dovremo affrontare tre boss, uno per ogni gruppo. Leon. Eh? Oddio, il principe che la chiama. Ah no, Roy, che stai... Madonna, mi sembrava il principe. Che stai facendo? Roy? No, io sono Sua Altezza Reale il principe, capo dell'esercito di Avalanche. Avevi promesso di non indossare quella parrucca nel castello, Roy. Accidenti, come facevi a sapere che ero io? Sei l'unica che non riesco a ingannare. Certe volte sono riuscito anche a ingannare la vecchia zia del principe. Come? Vuol dire che lo fai spesso? Faresti bene a farla finita, subito. Va bene, dolcezza, non lo farò più, giuro, davvero, mai più. Bene. Comunque, che volevi? Non eri venuto solo per farmi uno scherzetto, vero? Ah, grazie per avermelo ricordato, dolcezza. Circa il salvataggio della principessa, i cattivi lo sanno che tu sei la guardia del corpo del principe, vero? Beh, non credi che li inganneremo meglio se tu venissi con me, dolcezza? Buona idea. Lo so, sono molto fiero di averci pensato. E poi potremmo finalmente... Ma no, io sono la guardia del corpo del principe, perciò devo proteggere il vero principe, non quello finto. Dovevo immaginarmelo. Vabbè, fa niente, me ne vado a letto. E non venire a cercarmi, dolcezza. Principe finto, eh? Le farò vedere che è il principe finto. Vedrà che quello non è tanto speciale. Buonanotte. Chissà che stava borbottando. Allora, non so se però io adesso posso forgiare le armi degli altri. Credo di no. Perché effettivamente ora avrò qualche problema a fare un po' di danni, perché le armi degli altri personaggi ovviamente saranno a livello 1. Senza considerare il fatto che devo accumulare 300.000 poch per comprare la runa Ira. Quindi vabbè, per il momento avrei potuto farmare qualche cosina in realtà, eh? Però vabbè, sti cazzi, quindi va bene. Allora, puntiamo tutto su questa battaglia. Se riusciamo a riprenderci la principessa, vinceremo. Ma se falliamo, il nemico si adunerà sotto il vessillo reale, a prescindere dai desideri della principessa. Se dovesse accadere, perderemo tutto il supporto della gente per cui abbiamo faticato così tanto. Ho fatto tornare la gente di Lordlake, Lelkar e Dorat temporaneamente ai rispettivi paesi. Poi ognuno procederà direttamente dall'area prevista d'attacco, a nord di Dorat, dove vi incontrerete. Anche la gente di Raftfleet e del villaggio dei Castori è andata a casa, ma tornerà qui domani mattina. Pensano che li ho voluti mandare a reclutare altra gente nei loro paesi nativi. In realtà, stavo solo pensando di alzare il loro morale per la prossima battaglia. Purtroppo molti paesi di origine della nostra gente sono distante o nella direzione sbagliata per rimandarceli. Ok. E come potete notare, qui abbiamo... Allora, principe, finalmente è giunto il momento di questo confronto. Sembra che stiamo aspettando da sempre, ma allo stesso tempo pare essere accaduto così alla svelta. Ma questa sarà la battaglia finale, giusto? Ehi, principe, mi stavo chiedendo, ti spiace mettere una parrucca e fingere di essere una ragazza? Non importa perché, mettitela e basta. Pensavo somigliassi di più alla principessa. Oh beh, presto vedrò quella vera. Ehi, principe, hai visto Sayalitz? Non è nella sua stanza. Cosa? E come faccio a saperlo? Dai, non ti aspetterei mica che ti dica tutti i miei segreti. Eh già. Siete pronto per andare a dormire, Vostra Altezza? Sì. Molto bene, Vostra Altezza. Sogni d'oro. Qui si poteva andare a parlare comunque con qualcuno in giro, ma noi abbiamo parlato con quelli più importanti. Però, notate... Lady Sylides. Huh? Ecco qua. Oh, it's you. You nearly gave me a heart attack. Well, things turned out just like you said. What should we do now? What is it that you wish to do, Your Highness? Me? Yes. I...
I don't know. Vi ricordate che Silas a Dorat aveva incontrato Dolph, no? Questa è un'altra cosa che viene ripresa anche su Shippuden 2. Ci sono tantissime similitudini tra il 5 e il 2. O è una mia impressione o è proprio perché probabilmente il 2 e il 5 sono forse i miei capitoli preferiti, quindi noto di più queste cose, ma ci sono veramente tante similitudini. Prince. At this stage, there is surely no need to go over the details of the operation again. If everything goes as planned, this will be the final battle. Or magari. Rather, let us make this the final battle. To victory! Yeah! Ah, allora, questa è l'unità principale che non possiamo cambiare. Poi, qui abbiamo allora, abbiamo recupero 2, però per il momento non mi interessa. Abbiamo tanti recuperi 2, che questa è una cosa molto buona. Però qui mettiamo Richard e qua mettiamo Norma. Poi potremmo anche cambiare effettivamente le unità. Esatto, perché così almeno possiamo fare... Ecco, così possiamo gestire meglio le unità. Allora, un secondo. Allora, cominciamo con... Dean, che è comunque a cavallo. Poi Gavaia, che è comunque a cavallo, non si sa come, ma probabilmente perché viene appunto dalle regioni del deserto. E... Müller a cavallo. Nakula. Ops, ho sbagliato. Nakula che è a cavallo. Poi mettiamo. Allora, terra. Ecco, Babbage. Che è con gli archi. E poi mettiamo Sorensen, che è con gli archi e catapulta per due, che è comodissima. E poi qui mettiamo i castori. Poi Boz. E anche Levi non è male, però in questo caso mettiamo anche Norden. Ok, queste saranno le nostre unità. E ora organizziamo tutti i sub con Ernst, recupero per 2 e velocità. E poi Bergen, che ha una doppia carica. Poi qui andiamo a mettere recupero per 2. E poi Subala con altra carica per 2. Poi recupero per 2. Qua tutto lo carica 1, carica 1. Mettiamo Richard, così abbiamo almeno due cariche. Poi qui abbiamo carica per 1. Turbo sarebbe interessante. Arti curative potrebbe essere figo, visto che non c'ho nessuno che mi cura. Ok, Zegai con un'altra carica. Poi qui mettiamo confusione e velocità. E che però confusione ce l'abbiamo con tutti. Ah, e supplemento, così abbiamo 3 catapulte. Ottimo. Poi riposo, che è utilissimo. Avevo un altro supplemento, eccolo qua. Poi qui ovviamente abbiamo rodere.
e rodere necessariamente, perché i castori sono castori. Volga che mi dà carica e un'altra carica, così siamo più coperti. Agguato e agguato, questi sono ottimi. Agguato e agguato sono fighi. Boh, ci siamo, let's go. Ecco qua, campagna della nuova regina. A tutte le unità, avanti, avanzata, sempre più avanti. Ma, vostra maestà, che ne sarà delle vostre guardie del corpo? Osi sfidare il giudizio della tua regina? E poi non vi ho ordinato di proteggermi. Ora andate, la vostra regina vi ordina di annientare l'esercito ribelle. Attirate le unità nemiche lontano dalla base operativa della regina. Non appena si crea un varco, attaccate la base dove si trova la principessa. In questo caso, vedete, portate l'unità di Roy dove sta Limsleya. Perdi se l'unità di Roy viene distrutta. Quindi dobbiamo praticamente attirarli verso di noi. Allora, come notate, loro già stanno avanzando, quindi noi dobbiamo semplicemente aspettarli distribuendoci nella maniera migliore. Quindi, gli archi da questo lato, che ci sono i cavalli. Questi invece sono tutti cavalli, che ovviamente qui adesso arriveranno. Ok, quelli si sono fermati. Perfetto, si stanno fermando. Allora, qui ci sono gli archi, quindi noi andiamo con fanti, cavalli e i castori. Poi da questo lato andiamo con fanti, cavalli e altri cavalli. Poi un arco qua e un arco qua. Altri cavalli qui davanti e noi altri cavalli e noi con i fanti qua davanti. Quindi distribuiamo le truppe. Allora, qui ci sono cavalli, archi e fanti, e qui ci sono cavalli, cavalli e fanti. Quindi e qui sotto ci sono archi. Ok, perfetto. Quindi noi abbiamo i fanti che possono andare dritto da questo lato, i cavalli che bene o male qui se la possono giocare, quindi mettiamoli qua e qua, gli archi che li mettiamo dietro i cavalli e qua siamo a posto. Allora, gestiamoli a gruppetti, perché purtroppo qui la situazione sarà molto particolare. E dato che noi dobbiamo raggiungere la principessa, ci giriamo di lato. Quindi qua noi mettiamo altri cavalli. Esatto, potremmo fare con tutti in realtà il giro al contrario. E mi sa che quasi quasi... quasi quasi lo facciamo, sta cosa, perché mi sembra abbastanza ovvia. Ok, qui si stanno avvicinando. Charge! Carica. Cerchiamo di perdere meno unità possibili, facendole venire loro ad attaccare noi e non viceversa. Don't let them get away! Altra carica. Questa è la soluzione più veloce in realtà, perché in questo caso, dove noi non dobbiamo distruggere le truppe avversarie, abbiamo questa chance di poter giocare in questo modo. Get them! Ultima carica. Ok, e adesso lui può andare indietro. E qui possiamo andare noi ad attaccare. Charge! Perfetto.
Sono rimasti solo in 40. Noi qui scendiamo adesso. Ah, addirittura noi con la balistica siamo uguali ai cavalli, nonostante siamo archi. Scusa, ma catapulta. Ok, allora a questo punto giù di catapulta. 40 dovremmo riuscire a buttarli giù. Esatto, perfetto. Ok, quindi tu continua ad andare avanti. Tu, Boz, loro hanno sbarramento per due, quindi va bene, andiamo a piedi. L'unità di Roy andiamo a portarla qui. Qui ci sono gli altri cavalli che stanno arrivando, ma noi ora li fermiamo. Giustamente loro si avvicinano. Ora altra catapulta, così li buttiamo più lontani ancora. Tra l'altro la voce di Sorensen non c'entra niente con quella che immaginavo potesse avere inizialmente. È proprio una voce da ragazzino piccolino piccolino. Benissimo. Ora qui Sorensen può andare avanti. Qui abbiamo... abbiamo Agguato che può giocare una buonissima chance. I castori li portiamo avanti e qui l'altra catapulta la portiamo avanti. Fire! Giù di carica. Go! Altra carica. Cerchiamo di perdere meno unità possibili. Loro fanno sbarramento, giustamente. Però dovremmo resistere comunque. Sì, 82, va bene, ci sta. Ecco, noi abbiamo un recupero. Quindi andiamo da questo lato. Qua abbiamo zero cariche, quindi siamo un po' a corto, ma andiamo da questo lato. Qui andiamo di battaglia normale. Tanto abbiamo recupero e quindi lo possiamo sfruttare. Madonna mia, è andata male, molto male. Non pensavo così male. Don't let them get away! Altra carica. È perché loro comunque hanno un grosso numero di unità, hanno 200 tipo, no? Noi 100, quindi siamo più corti, no? Qui carica. Così noi non perdiamo nulla e loro muoiono. Esatto, perfetto. Pezzo grande terra. Ora lui che può continuare ad attaccare lo mandiamo avanti perché ha un recupero. Loro invece che hanno ancora carica e tutto, vedete, noi qua possiamo praticamente iniziare a spostarci. Don't let them get away. Allora qui battaglia normale perché devo fare attenzione al prossimo sbarramento più che altro. Se lo fanno. Eccolo. Qua dobbiamo fare attenzione perché rischiamo... esatto, di farci prendere alle spalle. Get them! Qui andiamo di carica. Loro hanno finito gli sbarramenti, quindi ora siamo a posto. Siamo tranquilli da questo punto di vista.
qui andiamo di recupero. Qui ora dobbiamo fare attenzione perché, ok, qui battaglia normale, perché rischiamo di farli scontrare praticamente. Invece fortunatamente no. Don't let them get away! Qui in realtà posso andare di carica, perché tanto le altre unità sono a piedi, noi non dobbiamo combattere più con loro, quindi va bene. Ok, loro sono morti. Ok, loro li possiamo spostare da questo lato. Get them! Battaglia normale anche qui. Ok, hanno praticamente finito. Noi qui possiamo andare da questo lato. Tu, Sore, tu vai di qua. Get them! Ah, minchia, loro li hanno intercettati. Non pensavo. Vabbè. Vedi, mi hanno beccato un po'. 20 me ne hanno tolto. Porca miseria. Allora, cerchiamo di schierarci tutti in posizione. In modo tale da poter gestire la situations. Ecco, mettiamoli tutti qua. Ok, distribuiamo le truppe, perché ora noi attaccheremo frontalmente, diciamo, tutti qua. Vedete? Madonna, lei 300 addirittura, madonna mia. Runa archi. Allora, carica 0, catapulta 1 su 3. Carica 0, agguato. Ecco, qui abbiamo due recuperi che ora... No, effettivamente... Allora, un recupero qua lo possiamo utilizzare. Perfetto. Poi qui abbiamo una runa acqua, qui ancora tre catapulte, quindi va benissimo. Allora, tu cariche non ne hai, quindi devi restare fermo. Voi, noi abbiamo una carica. Qua c'è un recupero che io utilizzerei qua. Tu cariche non ne hai. Allora, catapulta per tre, noi ce l'abbiamo, quindi... Andiamo avanti. Poi, carica... Andiamo avanti. Carica e agguato, andiamo avanti. L'ultima carica e andiamo avanti. E Roy lo portiamo qua dietro. Tu hai ancora una catapulta, quindi vai da questo lato. Voi invece siete a secco, quindi state fermi qui, perché sennò perdete tempo e sti cazzi. Voi invece potete andare ad attaccare. Ah, catapulta ancora qui non ci riesce. Allora, facciamo salire anche loro. E cerchiamo di perdere meno truppe possibili. Allora, qui avanziamo piano piano. Vediamo se scattano loro. No, non scattano. Noi andiamo giù di catapulta. Fire! Allora. Ok, ora forse dovrebbero muoversi. No, non si muovono proprio. Si fanno prendere a catapultate in testa praticamente. Va bene. Più che altro il problema è la regina, l'unità della regina. Perché l'unità della regina è con gli archi. Quindi se ci andiamo noi con i cavalli rischiamo di prendere una batosta. È vero che abbiamo un recupero, per cui non è un problema. Solo che lei non so... Ah, lei non ha rune. Ok, allora perfetto. Ok, andiamo... Andiamo così. Allora, catapulta. L'ultima. Don't let him get away!
Però loro mi hanno fregato in realtà, perché hanno le catapulte ma vengono considerate come unità praticamente a cavallo quasi. Quindi sta cosa un po' mi infastidisce. Allora, catapulta anche qui. Questo è l'ultimo. E non abbiamo fatto grossissimi danni, eh. Però il nostro interesse era quello di allontanarli. Crush them! Giù di carica. E direi che il piano sta andando abbastanza bene, perché io li sto allontanando sempre di più in modo tale da potermici avvicinare senza problemi. Crush them! Di nuovo carica. Ecco qua. È arrivato il momento di fare l'eroe e di salvare la ragazza. Vostra Altezza, Roy, Kyle, adesso. Cosa? Le loro forze principali stanno caricando? Non fateli passare, proteggete sua maestà a ogni costo. Ok, fatto. E abbiamo perso veramente pochissime unità, soltanto 11 feriti, quindi veramente è andata di lusso questa battaglia, veramente veramente di lusso. Eccoci qua. Oh, mia cara piccola Limmy, il tuo fratellone è qui per salvarti. Ha il volto del principe, ma purtroppo le somiglianze finiscono qui. Cerca di essere più regale. Ma stai zitta, cerco di fare del mio meglio. Il nemico si sta avvicinando. Dunque, sei qui, Joe. Come osi intrufolarti nella base operativa di sua maestà? Deponi le armi. Silenzio, siete voi a riporre le armi. Come osate chiamarvi cavaliere della regina? Branco di traditori che avete pugnalato alle spalle il mio casato e vi siete svenduti a dei nobili corrotti. Cedete il passo, marmaglia. Io, il fiero principe Joe, salverò con prote coraggio la mia amata sorella. Non farete nulla del genere, sporchi ribelli. Stavolta non fallirò. Tutti voi pagherete per la mia umiliazione a Dorat. E per iniziare in bellezza sarà il principe stesso a cadere. Esatto, come vi ho detto prima, anzi come vi ho detto nello scorso episodio, qua ci saranno tre boss. Tra l'altro avremo tutte le formazioni normali, quindi... E tra l'altro siamo distribuiti in maniera orribile dal punto di vista... Vabbè. Lei che ha la runa madre oceano è stupenda, sta cosa. E qui possiamo fare... Loro rune non ne hanno, quindi sì. Tu invece hai runa del tuono. Ok. Buona Zerase che attacca sempre prima. Ha la velocità incredibile. Ottimo. Li abbiamo buttati tutti giù. Più che altro mi interessa buttare giù subito i soldati. Così almeno... siamo tranquilli. Poi qua Bernadette è fondamentale perché cura. Ecco, Roy shottato. Roy completamente shottato. Here we go. Off you go. Qui è Zerase quella che mi deve carriare praticamente. Tanto guardate quanta resistenza che ha lei. Ha una grandissima resistenza magica. Perché un attacco che dovrebbe togliere 1000 leva soltanto 400, quindi immaginate.
Loro purtroppo con l'attacco singolo faranno veramente poco. Ok, è indebolita. Ok, io mi curo, tanto Bernadette qui mi serve come cura. Zerase è incredibilmente forte. Madonna mia. No, lago tranquillo, no, per favore. Madonna, mi fai lago tranquillo, sono fottuto. Non posso fare più le rune. Ok, dovremmo finire. Ok, esatto. Bene, Zerase, GG. Aspetta, perché non hai usato la runa dell'alba? Ti vuoi prendere gioco di me? Non preoccuparti della runa dell'alba. Tu, piuttosto, cosa hai fatto con la runa del crepuscolo? Non vedo l'ora di toglierla al suo illegittimo proprietario. Taci. Benissimo. E andiamo giù di seconda boss fight. Signor Zahak, è il principe Joe, voglio dire, il capo dei ribelli. Signor Zahak, che succede? Il capo dei ribelli, qui? Indietro, presto! Eh? No, è solo un'esca. Scommetto che il vero capo dei ribelli vuole raggiungere sua maestà. Dannazione! Wow, non ti scappa niente, eh? Ehi, Zahak, da quanto tempo? Mi sei mancato, sei sempre un amicone, eh? Kyle, levati di mezzo. In qualità di cavaliere della regina è mio dovere proteggere sua maestà. Quasi quasi ci cascavo. A te non interessa proteggere la principessa, ti interessa solo leccare i piedi dei nobili. Tu non sei un cavaliere della regina, sei solo un venduto. Sei tu che ti sei venduto, Kyle. Come osi parlare di cosa voglia dire davvero essere un cavaliere della regina? Come oso? Ottima domanda, te lo dico io. Sono diventato un cavaliere per fedeltà verso la regina Ashtat, sua maestà Ferid, Lady Sialitz e il principe. E non lascerò che tu o nessun altro la faccia franca dopo averli pugnalati alle spalle. Pagherai per quello che hai fatto. Seconda boss fight. Contro Zahak. Già. Allora... qui purtroppo siamo un po' meno brillanti. Anche perché attaccare tutti, attaccare AoE qua sarà difficile. Già hanno ammazzato... eccola. Mi sa che devo metterla qui, Jin. Allora, io potrei tentare di teleportarli, ma qua sarà un problema. No, Vicky, no! Qua mi sa che... non mi ricordo se le battaglie... se io qua dovevo vincere per forza o potevo perdere. Non me lo ricordo proprio. Grande Belkut. OP proprio. Mamma mia quel Belkut.
Allora, qua facciamo così necessariamente. Aia. Ottimo. Ok, e Zack ce lo siamo tolti. L'importante, vedete, è colpire il boss. Una volta ucciso il boss, gli anni non sono stati clementi con te, Zack. Osi prendere in giro chi è più anziano di te, Kyle? Non ho finito con te. Sono pronto a combattere con te tutto il giorno, vecchio scarpone. Ok, e anche il secondo è bloccato. Ora, terzo combattimento. Principe, sembra che Roy e Kyle abbiano fatto esattamente quel che prevedeva il piano. La base operativa della principessa è a un passo, facciamo presto. Lady Silas, andiamo. Oh sì, giusto. Vedete come lei sta... È strana, troppo strana. Ecco, la principessa è là. Un attimo, ma chi è quello? Chi è? Galleon? È passato molto tempo, Vostra Altezza. Siete diventato un vero uomo. Sapevo che non avreste perso l'occasione di salvare vostra sorella. Rispetto molto il vostro coraggio. Però non vi lascerò passare. Essendo un cavaliere della regina, devo seguire gli ordini dell'alto comandante Giselle. Porterò a termine il mio compito. Devo proteggere la regina. Purtroppo non posso. Un cavaliere della regina obbedisce al suo comandante in tutto e per tutto. Galleon, ma non capisci che Giselle non riuscirà mai a seguire le orme di sua maestà il comandante Ferid? Rimane per sempre il comandante. Rimane pur sempre il comandante. E io sono un cavaliere della regina. Non riuscirete ad avvicinarvi a sua maestà la regina Limsleia senza prima aver fatto i conti con me. In guardia. En garde. Bene. Runa dello scudo. Che tra l'altro runa dello scudo è una similitudine alla runa dello scudo lucente, in realtà. Anche se non è esattamente la stessa. Qui va bene, facciamo così. Ok, cerchiamo di fare più da... Ah no, vedete? È praticamente la runa dello scudo lucente, quella di Miakis. Peccato che ha agito prima. Here we go. Avrei aspettato, però vabbè. Ok, già bei danni su Galleon. Aia. Madonna, il principe... Guarda che bestia che è diventato il principe. Poi con la runa dell'incremento, tra l'altro, cioè. Ok. Ok, sono tutti praticamente infortunati, quasi. Galleon pure. Ok, tu runa dello scudo. Qua, fai così. Vento distruttore. Tuono svettante, tuono svettante e via. Tutti curati. E qui mi sa che ci crepa. Ah, ancora no. Ah, però vedi, ora è debole. Ok. Quindi mi sa che lo eliminiamo in questo turno. Madonna, eccolo qua. 130, che resistenza magica a Galle. Sfera spada feroce. Ok, Silas che aumenta di livelli. Benissimo, abbiamo finito. Galleon, ti prego, lasciateci passare adesso. Non vogliamo ucciderti. No, ho giurato fedeltà a sua maestà la regina Limsleia e a sua maestà il comandante Giselle. Seguirò gli ordini finché ho fiato in corpo. Ora basta, Galleon. Quella voce. È la principessa. Galleon, fermati.
È la tua regina a chiederti di ignorare gli ordini del tuo comandante. Fermati subito. Ma, vostra maestà, io... Osi sfidarmi? Chi ha più autorità? Il comandante dei cavalieri della regina o la regina in persona? Ma, vostra maestà... Come desiderate, vostra maestà. Ho giurato di essere fedele alla vostra causa, quindi farò come chiedete. Molto bene, Gallio. Sono lieta che tu faccia ciò che chiedo. Orbene, passiamo a faccende più importanti. Joe, zia Sialitz, Leon, mi siete mancati così tanto. E Miekis, non è passato molto dall'ultima volta che ti ho visto, ma mi sembra un'eternità. Principessa, mi siete mancata così tanto. Calma, calma, la tua regina ti vieta di piangere. Mi dispiace. Osi disobbedire agli ordini della tua regina? Perché? Se non la smetti, farei piangere anche me. Oh, lo sapevo che sareste venuti, vi voglio un gran bene. Quindi diciamo che il tutto si sta svolgendo nella maniera migliore. Già. Stop! Lady Sialitz? Gallien, you're better at patching people up than some doctors, right? Please take a look at Leon's wounds, quickly. But... Your Highness, I... Gallien, now! Yes, Your Highness. Let me go, Aunt Sialitz! Leon is... This wasn't part of the plan, Dolph. Injuring one of them will make it less likely that we'll be pursued. That doesn't justify your actions. Aunt Sialitz? I'm sorry, Lim. But I'm afraid I'm going to have to take you back. Back to Sol Felena. What did you say? Esatto. Lady Sialitz! You've got to be joking! I don't know. You wouldn't understand, and you don't need to know my reasons anyway. Princess! Don't move! Eh già. Ecco perché Sialitz era strana. Perché aveva deciso di tradire. Principessa. Contegno, Miekis. Vostra Altezza Miekis, non dobbiamo scoraggiarci adesso. Dobbiamo aiutare Leon, è quel che vorrebbe Sua Maestà. Hai ragione. Principe, principessa, Leon, risparmia le forze. Il suo polso è debole, sarebbe troppo pericoloso spostarla. No, dobbiamo salvarla. Ed ecco qua, la runa dell'alba. Che si attiva. What the hell? I can't believe it. Her pulse is back to normal. What? Your Highness, we should be able to move her now. Let's get her to a doctor, quickly. Do you think Leon will be all right? We have no choice. But to put our trust in Dr. Silva. Damn it! You! How could you let this happen? You were right there! Roy, that's enough. Leon was fulfilling her duty as the prince's bodyguard.
If you're gonna be blaming the prince, you're just blaming Leon, too. Whatever. You're just making excuses! If you're going to make noise, do it elsewhere. We have a patient here. Doctor! How is Leon doing? She's out of danger now. She's going to be all right. Really? Oh, that's great! Oh, thank goodness! Thank goodness! What will it take to shut you guys up? Prince, you can see Leon now. Ah. Ce l'ha fatta. I primi soccorsi, sei stato tu? Sì, ho cercato di ricordare esattamente quel che mi avevi insegnato. Ah, ora ricordo. Oh, scusa, ci eravamo ripromessi di non parlare del passato. Che sciocco, vedo che non sei cambiato neanche un po'. Cosa farai adesso? C'è qualcosa che devo dire a Sua Altezza. Vedete, Silva e Galleon si conoscono. Mia signora, non dovreste riposarvi un po'? Ah, sì, hai ragione, Lelei. Lelei, ricordi cosa ti avevo detto? Uno stratega non deve mai chiedere scusa in pubblico. Sì, ricordo. Mi dispiace di averlo detto. Oh, mia signora. Mi chiedevo, mia signora, perché pensate che Lady Silas ci abbia tradito? Sua Altezza era già sconvolto dalla rivelazione su George, perché ha dovuto peggiorare le cose? E poi attaccare Leon, oltre al danno, la beffa. Lelei, le cose non sono così semplici. Vedi, io non direi che Lady Silas ci ha tradito. Che dite, mia signora? Come si potrebbe definire un'azione del genere se non tradimento? Se avesse tradito i nostri piani, il nemico adesso avrebbe un grande vantaggio, ma lei non lo ha fatto. Inoltre, ha avuto ogni opportunità per uccidere il principe, ma non lo ha fatto. È vero. La cosa non quadra. Avete ragione come al solito, mia signora. La domanda allora è questa. Quali sono le vere intenzioni di Lady Silas? Da che parte sta? Ho un'idea, ma credo che per ora la terrò per me, dato che non ho prove. Adesso la nostra priorità è aiutare il principe. Sì, mia signora. Beh, nonostante le azioni di Silas, abbiamo respinto l'avanzata del nemico. Di certo è stato un duro colpo di morale ai Godwin. Li abbiamo messi all'angolo. La loro prossima mossa sarà disperata. Scusate, posso entrare? Altezza, Galleon sta aspettando fuori dalla vostra stanza. Ha qualcosa di molto importante da discutere. Perché non andate a parlare con lui? Non preoccupatevi, Vostra Altezza. Baderò io a Lady Leon mentre sarete via. Principe Joe. So che non dovrei mischiarmi, ma vi prego, state su. Tutti qui si preoccupano per voi, lo sapete, vero? Ed è esattamente questo il motivo per il quale Mia Kiss è entrata nel gruppo, perché si sostituirà a Leon. Oh, Vostra Altezza, in questo periodo Leon non potrà più essere utilizzata nel party. E quindi Mia Kiss diventerà la nostra guardia del corpo. Allora, dopodiché, ritorniamo dentro. Va bene, Galleon sta aspettando. Parliamo con... sì, incapace di esprimersi com'è quell'uomo, dice di voler parlare con te. Deve essere proprio importante. Chi avrebbe mai pensato che Silas fra tutti avrebbe fatto una cosa simile? Leon ovviamente non parla, però sappiamo che sta bene. Allora, a questo punto, prima di staccare, perché questa diciamo che è tutta una parte che voglio fare... diciamo tutto in una volta, perché è tutta un insieme di storia, voglio farlo tutto insieme. Voglio andare, anzi dobbiamo necessariamente andare da Zerase, perché se non ricordo male, no, ancora non si è sbloccato. Vabbè, allora usiamo l'ascensore e andiamo al terzo piano. Ecco, adesso con l'ascensore è tutta una cosa stupenda, tra l'altro. Ah, dobbiamo anche reclutare, tra l'altro, Lu. Lu, dobbiamo reclutarla. Quindi sale inaccessibile.
e parliamo con Zerase. Il nemico non ha usato la runa crepuscolo, ma noi non l'abbiamo recuperata. Per me questi erano i due punti salienti di quell'operazione. Ma purtroppo... detto ciò, andiamo a parlare... Però qua Lucrezia non mi ricordo se era già nella sala da guerra. Credo che prima debba parlare con Galleon. Perché credo che qui non ci sia nessuno. Sì. Quindi necessariamente per ora dobbiamo parlare con Galleon. Quindi ora Galleon comunque sia si unirà a noi. Quindi avremo un'altra stella del destino. E l'ultima cosa che faremo per chiudere il tutto... Principe Joe, grazie per essere venuto. Vogliate scusarmi per avervi fatto chiamare in questo modo, ma c'è qualcosa che devo dirvi. Che c'è? Perché sei sempre così serio? Ah già, sei sempre così. Davvero, perché hai voluto che venissimo anche io e Kyle? Devi parlare con tutti voi di qualcosa di molto importante che riguarda George. George? Eccoci. Galleon, usa la testa. Non lo sai che il principe è ancora sconvolto? Questo è proprio il momento peggiore per parlare di quel traditore. Già, Sua Altezza Reale il principe ha molto a cui pensare. Ma Sua Altezza Reale deve sentire subito la mia storia. E anche tu, Miakis. La tua storia? Sì, Miakis. Tu hai detto al principe quel che sai dell'attacco al Palazzo del Sole, ma non sai tutto. Ecco, ragazzi, qua è importantissimo. Vostra maestà, il nemico ha superato le nostre difese, perdonateci. D'accordo, cercate di restare calmi. Inizieremo la nostra resistenza tra poco, aspettate i miei ordini. Sì, sire. La porta dell'occulto. Allora quel che si diceva era vero. Lord Godwin è davvero un folle. Come fa a usare gli stessi terroristi che hanno ucciso sua moglie? Non è ancora finita. Non ce ne possono essere molte di loro. Abbiamo ancora qualche possibilità. Come vostra maestà avrà senz'altro capito, non c'è possibilità di fuga. Dobbiamo resistere e combattere. Difenderemo vostra maestà reale fino all'ultimo uomo. Comprendo la situazione e non ho alcuna intenzione di spostarmi dal Palazzo del Sole. Mi auguro soltanto che i bambini possano mettersi in salvo, perché io possiedo l'opzione finale. Vostra maestà, non vorrete dire... Ecco. You fools. Threatening me, the Sun's vice gerent, the executioner of justice, is a grave offense that deserves death. Arsta, no! Insects like you aren't even good enough to be tortured. I'll crush you myself right now. Arsta, snap out of it! Ecco qua.
Esatto. La regina è impazzita e ha ucciso suo marito. Esatto. Peccato che l'audio si sente basso, porca miseria. Ed è qui quando poi la runa del sole è ritornata nella sala inaccessibile. Ecco cosa si dissero Ferid e George nella stanza. Vi ricordate quando Ferid all'inizio del gioco disse a George di parlargli nella sua sala? Dice: venite da me. Ecco, lì c'è Keeley, che per l'appunto stava studiando, no? Vi ricordate, no? Quando c'è stato appunto Ferid che chiamò George nella sua stanza e gli disse: ah, ti devo parlare, ti devo dire una cosa importante. Ecco, questa era la cosa importante. Dove appunto Ferid disse a George che nell'eventualità la regina fosse impazzita e avesse in un qualche modo minacciato di usare la runa del sole, lui l'avrebbe dovuta fermare. È vero che George ha levato le armi contro sua maestà la regina Ashtat, è inutile negarlo, ma se non l'avesse fatto, il principe Joe e la principessa Limsdale sarebbero di certo morti, e il palazzo del sole stesso sarebbe stato distrutto, addirittura l'intero regno di Falen. Ma perché allora George lo ha tenuto segreto? Avrebbe dovuto dire qualcosa. Avrebbe significato rivelare che la madre di sua altezza aveva ucciso il suo amato marito. Una rivelazione del genere avrebbe devastato il regno e l'intera famiglia reale. George ha mantenuto il segreto per il bene della nazione. Oh, George, non mi perdonerà mai. Non ci avrei pensato due volte a ucciderlo. Miakis, sapevo che tu, più di chiunque altro, dovevi sapere la verità al più presto. Ma i Godwin mi hanno tenuto sotto stretta sorveglianza dopo che avevano preso il potere. Era impossibile comunicare in segreto. Per questo ti chiedo umilmente perdono, Miakis. Ti perdono, Gallio. Ho detto la verità, altezza. È fondamentale per la sua causa che non pensi che George sia un traditore. Deve avere fiducia in lui fino in fondo, altezza. Glielo assicuro. Anche tu, Miakis, puoi starne certo. Quindi George se n'è andato dopo che Miakis l'ha accusato, ma
Lui in fin dei conti è sempre stato buono. Her Royal Highness Sileads, welcome back. On behalf of all the subjects of Felaena, please let me thank you for saving Queen Limslia. So it seems while the Queen was on the front line, the most excellent commander of the Queen's Knights was relaxing here, huh? The Queen and I can't both leave the Sun Palace at the same time, you know. We do have the responsibility of ruling this country, after all. Yeah, right. Don't touch me! I don't need your help! Your Majesty, welcome home. I'm so glad to see you back safe. Sileads, how could you? I will never, ever forgive you! I hope you go to hell. My, my, Her Majesty seems to be in a foul mood. Take her to the Sun Palace and remember to be courteous. Yes, sire. Your Majesty, this way, but... I said don't touch me! Completamente impazzita. Your Majesty... Go to hell, huh? Yeah, I probably will. If you're having regrets, why switch sides in the first place? I don't have any regrets, and I never switch sides either. I see. Well, that's fine. In any case, I'm just glad we're after the same thing now. Dream on, Gazelle. Just a little longer. A little longer. Già. Sileads sta agendo per modo suo. Comunque... Abbiamo registrato parecchio, quindi direi che per il momento possa essere tutto, ma la prossima volta faremo due cose importantissime. Uno, Galleon si recluterà come Stella del Destino e dovremo reclutare anche Lun, quindi dobbiamo fare attenzione e reclutare anche la ragazzina. Detto ciò, io salvo e ci becchiamo alla prossima.